tutti, sono Claudio e sono un fiorista. Mi piacerebbe ogni puntata in cui realizzerò delle composizioni o degli allestimenti particolari condurvi in un mondo di fiori. Questo mondo di fiori è fatto sia di colori che di profumi. Ma la cosa importante che dovremo fare è riutilizzare dei materiali che noi abbiamo in casa. Li faremo, tra virgolette, un po' rinascere con dei piccoli tocchi originali da farli sembrare un po' una creazione artistica e quindi renderà poi la vostra occasione molto particolare. Andiamo a realizzare la nostra composizione. Salve a tutti, siamo di nuovo insieme per realizzare questa composizione per l'ufficio. E sarà una cosa molto semplice, una cosa che potrete fare benissimo da voi, poi con i materiali che vi dirò che potrete trovare, e sarà una cosa abbastanza semplice. Allora, per questa composizione floreale ci occorrono pochi elementi. Innanzitutto i fiori. Ho portato questa orchidea, che non è un'orchidea comune, ma è un'orchidea abbastanza particolare che cresce nei posti caldo-umido. E si chiama orchidea Wanda e ha la caratteristica quindi di crescere aggrappata ai tronchi degli alberi nelle grandi foreste dell'Amazzonia oppure nelle zone comunque dove fa molto caldo, che dovrebbe essere un caldo umido, e ha delle radici aeree, quindi non hanno bisogno di terreno, ma lei come pianta si ciba di pioggia, quindi di acqua piovana. Poi abbiamo una lastra di piombo, è una lastra di piombo da un millimetro, molto malleabile come struttura. Poi ho preso degli arbusti, sono delle radici che io ho dipinto di lilla proprio per riprendere un po' il colore dell'orchidea Wanda, ma voi comunque potete dipingerle di qualsiasi altro colore in base sempre al fiore che andrete a utilizzare. Poi abbiamo del filo metallico sempre abbastanza morbido, poi delle cesoie da fiorista e poi la cosa importante per alimentare la nostra orchidea, questa spugna che è la spugna per fioristi, che poi andrà messa prima a mollo nell'acqua, così prende tutta l'acqua, e poi inserita nella nostra composizione. Andiamo a realizzarla. Allora, iniziamo a prendere la nostra lastra, che è di una lunghezza di circa un metro, e la vado a dividere in due. Questo anche perché sennò diventa una cosa troppo lunga, una struttura troppo lunga e poi abbiamo il problema di dove posizionarla. La tagliamo semplicemente con le tronchesi, tanto si taglia benissimo. Ne mettiamo una sopra l'altra. Prima la appiattiamo un pochino. Così, e cominciamo a farla venire all'interno verso di noi, così. Vedete questo passaggio? Questo è importante perché questa cosa qua, questa pieghetta, se noi la andiamo a chiudere, ci blocca la struttura. Spingiamo in dentro. Poi realizzatela come meglio credete, perché più c'è la vostra creatività e meglio è nel realizzare queste cose. Vedete, sta diventando tipo un fazzoletto. Guardate che bella quest'onda che si forma qui. Thank you.
la pressione del dito sembrano come se ci fossero state delle martellate, no? Proprio da cantiere. Ricordatevi che non si nasce esperti fioristi. Io posso portare il mio caso, che facevo tutt'altro lavoro, ma che un giorno, entrando dentro un negozio di fiori, ho avuto proprio un colpo di fulmine, tra virgolette, che mi ha portato poi a seguire questa strada. E credetemi, è emozionante e serve talmente poco. Cercate di accostare i colori come voi vi sentite meglio, e vedrete che riuscirete a fare delle grandi cose. Ecco qua, allora abbiamo realizzato la nostra lastra. Ho inserito la spugna all'interno, prendiamo i nostri rami decorati e li inseriamo semplicemente dentro, come se fossero dei coralli, uno di fronte all'altro e questo più piccolo in avanti. Prendiamo un pezzo del nostro filo metallico. Lo leghiamo a uno dei rami . Più si vede questa cosa e meglio è, perché comunque è un modo naturale di mettere le cose. Lo fate passare e lo bloccate nell'altro ramo, così. A questo punto prendiamo il nostro spettacolo della natura. Lo inseriamo. Seguite sempre l'andatura del fiore, eh? Ecco qua, questa è la nostra struttura. Avete visto? È stato abbastanza semplice, però farà il vostro effetto. Quando ho sentito questa notizia mi ha molto affascinato, perché ho scoperto che il fiore, la dahlia, che è un fiore comunque abbastanza semplice, perché comunque nasce nei giardini, questi un pochino più campestri, veniva utilizzato soprattutto da Giuseppina, la prima moglie di Napoleone, e Goethe, per abbellire le loro scrivanie, e guai se non avevano la dahlia sui loro tavoli. Invece gli antichi aztechi usavano i gambi delle dahlie, perché comunque ha il gambo che dentro è vuoto. Quindi gli antichi aztechi usavano fare delle grandi cannucce che mettevano uno attaccato all'altro, questo gambo di questo fiore, per poter portare l'acqua dai ruscelli ai loro villaggi. Beh, pazzesco! Voi pensate che si possa morire per un fiore? Ma questa per me è soltanto una leggenda. Pensate che il garofano è un fiore comunque semplicissimo, no? Però nasconde anche una curiosità, una leggenda, perché si dice che un giovane pastore, innamorato della dea Diana, non era corrisposto. E dato che comunque il suo amore non veniva corrisposto da questa bellissima dea della caccia, le lacrime versate da questo pastore sul terreno fecero nascere i famosi garofani.
Voi pensate che il tulipano sia originario dell'Olanda e invece no, perché il tulipano è originario della Turchia, che veniva coltivato e fin d'ora comunque lo coltivano proprio in quei posti, e che poi dopo è stato importato più avanti, e l'Olanda ha preso il sopravvento su questo fiore e ha fatto un po' il suo fiore, diciamo, simbolo. E la Turchia amava questo fiore, ma sicuramente perché il suo nome, un po' tulipano, deriva dal termine un po' di turbante, e quindi questo la sua corolla faceva ricordare al turbante dei turchi. Non lo sapevate? Ecco, adesso lo sapete. Siamo arrivati nella nostra zona studio, finalmente un po' di colore. Questi studi un po' grigi, un po' così trascurati, invece noi con questo tono di colore abbiamo portato un po' di allegria. E che dire, a me piace moltissimo. Poi diciamo che tutto quello un po' che faccio mi piace, lo sento proprio mio. Ci vediamo la prossima volta, così staremo di nuovo insieme e toccheremo comunque un altro argomento, che sarà proprio di decorare un punto della cucina, e vedremo un po' insieme che cosa possiamo fare. Ok, ciao!